Benvenuti a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di politica a più livelli perché abbiamo in studio il senatore Paolo Saviane. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Buonasera, lei è un rappresentante della Lega alle ultime elezioni regionali. La Lega, ma soprattutto poi la lista Zaia Presidente, sono andate piuttosto bene. La sua lettura. Sì, è stato un ottimo risultato, sicuramente ha premiato il buon lavoro del Presidente Zaia e della sua squadra. Ovviamente, come tutti quanti, siamo presentati con più liste, quindi sia la lista Zaia che la lista del partito Lega Salvini Premier, però sicuramente, queste due liste, più anche parte di Veneto Autonomia, erano formate da militanti Lega. Quindi è un voto, la gente, i Veneti hanno voluto premiare soprattutto il lavoro di squadra e anche il partito della Lega. C'è stato poi il voto anche del referendum, con risultati un po' diversi tra scala nazionale e scala locale. Qui a Belluno la maggioranza del sì è stata un po' più sottile. Sì, io in Parlamento ho votato 2 volte questa legge costituzionale e ho votato sì per il taglio dei parlamentari perché questo era l'accordo del loro governo giallo-verde, però alla riduzione dei parlamentari erano legate anche altre riforme, e quindi bloccata così non ha senso. Bisogna fare una nuova legge elettorale sicuramente che vada anche a tutelare quei territori come il nostro che ovviamente, essendo meno densamente abitati, riducendo il numero dei parlamentari, rischierebbe di rimanere fuori dal Parlamento. Quindi vanno fatte, oltre alla riduzione dei parlamentari, vanno fatti anche dei correttivi per tutelare appunto territori come il nostro. Ma è fondamentale anche che stiamo attenti, che sto ascoltando in questi giorni anche chi vuole eliminare il Parlamento. Voglio ricordare che i parlamentari sono l'unico elemento in cui i cittadini, qualsiasi cittadino, può votare e quindi esprimere i propri rappresentanti. Se noi andiamo a togliere anche i rappresentanti dei cittadini, vuol dire venir meno alla democrazia. Ecco, poi peraltro si osserva sempre un calo anche lento nella partecipazione alle elezioni, proprio nell'affluenza. Sì, c'è un continuo lavorare sull'antipolitica contro la casta e dobbiamo stare attenti, questo è pericoloso, è stato sottolineato da più parte a livello trasversale in Parlamento. Dobbiamo ricordare, appunto, ribadisco, che il parlamentare è veramente l'unico rappresentante dei cittadini che può andare a confrontarsi con tutti gli altri poteri, sia poteri come quello che può essere il potere della magistratura, potere esecutivo, ma anche quella che è la burocrazia. Noi abbiamo sul territorio, io riscontro sempre più esigenze dei cittadini, chi altro se non i parlamentari o i consiglieri regionali possono avere questo compito di tutelare quelle che sono le esigenze, soprattutto territoriali, della nostra gente. Ecco, parliamo un po' dell'attività parlamentare degli ultimi mesi, un 2020 sicuramente tribolato per la società italiana, in Parlamento comunque si è continuato a lavorare, no? Sì, devo dire che il Parlamento, che se ne dica, ha sempre lavorato. Il Parlamento non ha mai chiuso, è stato sottoposto a delle limitazioni dei vari DPCM, per dire anch'io per lo spostamento durante il periodo lockdown dovevo compilare quella famosa autocertificazione, una cosa secondo me un po' anomala perché il rappresentante dei cittadini non può essere sottoposto a delle limitazioni, ma per l'amor di Dio eravamo tutti quanti in una situazione particolare, quindi non dovevano esserci dei privilegi. Ma sicuramente il Parlamento è tenuto a ratificare tutti quelli che erano anche i vari problemi, i vari provvedimenti presi in quel momento dal Presidente del Consiglio.
Io credo che ancora oggi, proprio l'altro giorno, abbiamo votato l'ennesimo voto di fiducia per prorogare al 31, il 15 ottobre lo stato d'emergenza. Io credo che in questo momento qua non ci sia necessità di uno stato di emergenza. Credo sicuramente che va tenuta alta la guardia, dobbiamo stare ancora attenti perché non abbiamo ancora sconfitto questo virus. Ma sicuramente non credo in Italia ci sia uno stato d'emergenza, visto che i casi sono molto inferiori al resto d'Europa e nel resto d'Europa non c'è nessuna situazione d'emergenza. Ci sono ancora alcuni nodi che preoccupano, uno è quello della scuola perché appunto con le regole attuali si rischia di avere, diciamo, pochi bambini in classe. Sì, io assieme a tutti i colleghi senatori abbiamo firmato anche una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina, proprio perché crediamo soprattutto anche nella scuola e la crisi economica sono stati i due problemi in cui il governo ha lasciato veramente a desiderare. Sulla scuola c'era tempo, perché voglio ricordare, era stato il periodo di lockdown, era stata chiusa la scuola. C'è stata tutta l'estate per vedere anche come riorganizzare soprattutto la scuola, soprattutto quello che era l'organico e anche le strutture che accolgono i nostri studenti. Non è stato fatto niente, al di là di questi bandi, il bando per i banchi con le rotelle, che poi abbiamo visto sono arrivati i banchi anche senza rotelle, quindi una cosa veramente assurda e non siamo andati ad organizzare la ripresa della scuola e vediamo che i problemi sono ancora tutti attuali. Poi, tra l'altro, potrebbe in caso, insomma, di nuovi lockdown che speriamo non arrivino, o comunque in caso di isolamento domiciliare, questo è più probabile, insomma, nei casi di positività, poi le famiglie si trovano a dover fare i conti con le lezioni, magari anche a distanza, recupero, eccetera. Due figli, due computer, tre figli, tre computer. Sì, tantissime famiglie, tantissimi amici mi hanno rappresentato il loro problema che hanno avuto durante il periodo lockdown. Sicuramente si parla di questa rivoluzione digitale, ma sicuramente noi in Italia ancora non abbiamo queste strutture per lavorare tutti da casa e seguire. Una famiglia normale con due o tre figli significa avere 4-5 postazioni di lavoro. Sì e no, ce n'è una per famiglia e quindi le nostre famiglie, i nostri genitori e ragazzi hanno dovuto affrontare grandissime difficoltà. Ecco, vanno aiutati, però in qualche modo bisogna anche ripartire e io credo con le dovute cautele è importante ripartire. Lo smart working è stato sicuramente un'esperienza, questa pandemia ha portato anche a sviluppare e a prendere anche più confidenza con questi strumenti moderni. Ma io veramente auspico un ritorno al lavoro, anche fisico, perché abbiamo bisogno, la nostra gente ha bisogno di rincontrarsi, di incontrarsi ancora sui posti di lavoro, nei tragitti per andare al lavoro, perché c'è bisogno di un ritorno alla normalità. Anche perché, insomma, le stime sul PIL parlano di un recupero per cui i livelli del 2019 potremmo rivederli sostanzialmente nel 2022. Sì, sicuramente la crisi economica, in cui noi avevamo detto fin dall'inizio che si dovevano prendere dei provvedimenti immediati, siamo stati inizialmente derisi, invece poi abbiamo visto che veramente il lockdown ha penalizzato fortemente le nostre aziende, soprattutto determinati settori, sto pensando al turismo, sto pensando ai trasporti. Ecco, è una crisi economica molto pesante in virtù anche del fatto che all'estero questo virus è ancora molto più presente che non in Italia. Quindi il turismo, chiamiamolo così, globale e il commercio estero sicuramente avranno ancora delle difficoltà.
e quindi bisogna veramente sostenere tutte le nostre attività economiche. Da un lato si registra anche favorevolmente una situazione in cui il turismo di montagna nei nostri territori sono stati premiati dalle scelte degli italiani. Quindi, però noi dobbiamo cogliere questa situazione anche per ammodernizzare sicuramente le nostre strutture ricettive che in virtù anche dei prossimi appuntamenti importanti, i mondiali di Cortina il prossimo anno e le Olimpiadi del 2026 ci vedranno protagonisti e quindi io credo veramente che dobbiamo anche una possibilità di rilancio di questa provincia può essere sicuramente il turismo. Ecco, proprio su questo tema dei mondiali e delle Olimpiadi spesso si registrano delle osservazioni critiche da parte del mondo ambientalista. La sua posizione? Beh, io in quest'ultimo periodo anche credo di aver avuto il merito di aver sdoganato un argomento così difficile come il problema dei predatori dei grandi carnivori, un argomento che nessuno osava portare alla ribalta a livello nazionale, però sicuramente sotto l'aspetto ambientale tutti noi, io credo tutti i bellunesi, amano il proprio ambiente, non a caso viviamo in una provincia che credo sia stata in passato tutelata sotto tutti gli aspetti, quindi sicuramente i bellunesi non vogliono assolutamente mettere a repentaglio l'equilibrio ambientale del nostro territorio, però il nostro territorio è sempre stato antropizzato. Noi qui abbiamo sempre vissuto e vogliamo continuare ad abitarlo, perché se noi scappiamo dai nostri territori, la nostra gente scappa dalle colline, dalla montagna, si creeranno poi anche dei problemi a livello di dissesto idrogeologico. I problemi adesso sappiamo sono a monte, probabilmente chi vive in città non si rende conto che se la gente scappa in montagna poi i problemi arriveranno a valle. E quindi rispetto dell'ambiente, ma sicuramente anche io ho tanta fiducia nei confronti dei bellunesi che hanno sempre tutelato il nostro territorio. E dobbiamo avere il diritto anche noi di organizzare questi eventi nel bellunese proprio in virtù perché saranno un'occasione anche di una ripresa economica. E per quanto riguarda invece, ritorniamo un po' al tema iniziale, quello elettorale, no? Per quanto riguarda la pianificazione del futuro, sicuramente il peso delle amministrazioni locali c'è, esiste e quindi si inizia già adesso, abbiamo visto in questo periodo, a guardare avanti. C'è chi ha messo un po' in discussione la capacità dei partiti di mettere, diciamo, di fare presa alle comunali, specie magari nei comuni un po' meno grandi, ma poi anche in quelli più grandi. Visione? Sì, io vedo anche qui a Belluno, città capoluogo, quindi dove i partiti dovrebbero essere dei fari, vedo che la sinistra mette in discussione e si appella alle liste civiche. Ecco, io credo che sia importante se un partito consapevole della propria forza e ha fiducia anche nei cittadini non debba nascondersi dietro liste civiche. Credo sia importante anche un collegamento corretto tra periferie, zone periferiche e le altre strutture amministrative, quindi regione e Parlamento. Quindi sicuramente il centrodestra non ha paura, non deve nascondersi, non ha bisogno di inventarsi movimenti come le sardine o liste civiche. Ecco, noi sicuramente saremo presenti col nostro partito, ovviamente guardiamo anche alla società civile e a chi come noi vede bene quelle che sono le linee programmatiche del nostro partito. Partito che, per esempio, in un centro, nel secondo centro per importanza della nostra provincia, Feltre, ha governato poi diversi anni, proprio con il simbolo Lega, se non sbaglio. Sì, sicuramente abbiamo dimostrato a Feltre con
il collega senatore Vaccari, di amministrare, di sapere amministrare bene, e anche in altri comuni. Attualmente noi abbiamo tanti sindaci che amministrano i nostri comuni, nel Bellunese, tesserati Lega. E sicuramente è stata anche una delle scelte del nostro leader Matteo Salvini quando ha selezionato chi dovevano essere i parlamentari, ha chiesto proprio sindaci e consiglieri provinciali o consiglieri regionali, proprio perché siamo consapevoli che dai problemi del territorio, conoscendo i problemi del territorio, poi noi a livello parlamentare potremo legiferare delle leggi che possano appunto valorizzare quello che sono le esigenze locali. Quindi, come dicevamo già all'inizio, siamo riusciti poi a affrontare il tema della politica su vari livelli, praticamente dal comune allo Stato. E di questo ringraziamo il nostro ospite. Il nostro tempo purtroppo è finito, il tempo a disposizione è terminato. Quindi salutiamo e ringraziamo Paolo Saviane. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera e buona continuazione.